Salve a tutti amici, benvenuti ancora una volta in casa di Dario. Oggi facciamo un risottino buono con questi ingredienti: 220 g di riso, il succo e la scorza di un limone, 30 g di formaggio grattugiato, grana o parmigiano, 100 ml di vino bianco, 180 g di formaggio taleggio, 50 g di grigli di noce, 50 g di burro, uno scalogno da circa 30 g e qui, come al solito, per preparare il risottino ho messo a fare un pochino di brodo, ne servirà circa un litro, con il solito carota, sedano, cipolla e un pomodoro. Sale, pepe, olio e il nostro Magic Cooker. Procediamo! Mettiamo la metà del burro nella padella, lo scalogno, un goccino di olio extra e una presa di scorza di arancio. Copriamo col nostro Magic Cooker, facciamo scaldare così per un paio di minuti. Primi 2 minuti passati, andiamo a scoprire ed aggiungiamo il riso e lo facciamo tostare per 1 minuto smuovendo varie volte la padella. Molto bene, ci siamo. Allora, sfumiamo subito col vino bianco, copriamo col Magic Cooker e lasciamo proseguire a fiamma alta per 1 minuto. Minuto passato, scopriamo, quindi a questo punto, brodo caldo, iniziamo ad aggiungerlo. Quindi. Sei mestoli di brodo, aggiungo una bella presa di sale, una macinata di pepe, ricopro col nostro Magic Cooker, abbasso la fiamma e faccio partire 6 minuti di tempo. Ok, primi 6 minuti di cottura del riso passati, non è stato girato e toccato per niente, scopro, aggiungo il succo dell'arancia, do una girata, aggiungo un poco di sale e un altro mestolo di brodo caldo, sempre fiamma bassa, ricopro con Magic Cooker e proseguo per 3 minuti. Ulteriori 3 minuti passati, scopro ancora e inizio ad aggiungere il taleggio, una buona parte della scorza dell'arancia, un pochino di grigli di noce tritati, ricopro con Magic Cooker, lascio a fiamma bassissima per l'ultimo minuto. Molto bene, l'ultimo minuto di cottura passato, quindi scopro nuovamente, do una leggera girata, assaggiamo di nuovo il sale, ne occorre un pizzico. A questo punto spengo la fiamma, metto anche un po' di formaggio grattugiato, aggiungo ancora un po' di scorzetta e il burro restante. Quindi ricopro col nostro Magic Cooker, mi scosto dalla fiamma e lascio riposare il tutto per circa 5 minuti. Tempo di riposo passato, vado a scoprire, aggiungo i grigli di noce tritati, questa ce la teniamo un po', ancora un po' di formaggio grattugiato e diamo una bella mantecata. Poi se volete potete farlo riposare ancora di più, e comunque, come avete visto, il tempo di cottura è stato di circa 3-4 minuti inferiore al tempo indicato sulla confezione del riso, che riportava 14 minuti. Perfetto, pronto per essere impiattato. Un po' di guarnizione, una macinatina di pepe. Ed ecco pronta la mia idea di primo piatto di oggi, di questo risotto con taleggio, noci al profumo d'arancia, preparato sempre in poco tempo con gli ottimizzatori di cottura Magic Cooker.
Grazie a tutti e a tutte per avermi seguito. Ci vediamo alla prossima ricetta. Non mancate! Ciao!